Il senatore Romeo ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Noi ci uniamo alla proposta presentata dalla collega Bernini a nome di Forza Italia, la Bernini, noi a nome della Lega, indubbiamente per non essere per esprimere il nostro disappunto, la non approvazione del calendario, perché anche noi avremmo voluto avere qui il Presidente del Consiglio domani a prendersi le proprie responsabilità di fronte ad una vicenda drammatica per il nostro Paese. Visto che dichiara la stampa che troverà, bisogna assolutamente, garantiremo che i posti di lavoro vengano salvaguardati, bene, venga in aula a dirci come, e soprattutto noi vogliamo l'impegno da parte dell'aula. Non ci basta un'informativa generale giusto per raccontarci quello che è successo, un impegno, un atto di indirizzo chiaro che venga dall'aula per far sì che davvero ci sia una risposta a quei 10, 12, 14 mila, più di 20 mila lavoratori, se guardiamo anche l'indotto, che oggi come oggi stanno vivendo dei momenti di grandissima difficoltà. Perché la questione grave non è tanto il fatto di dire che si possa strumentalizzare o meno, poteva anche essere una strumentalizzazione, se però 2 settimane fa circa, in quest'aula, e ricordo un mio intervento, la Lega aveva fatto presente, state attenti, perché se togliete questo mini scudo, che era l'azione di buon senso, la mediazione giusta che quando la Lega era al governo aveva trovato tra il maxi scudo renziano e il nulla voluto dal Movimento 5 Stelle, quindi il mini scudo che serviva a realizzare il piano ambientale, noi avevamo detto a tutti voi, state attenti perché se lo togliete c'è il rischio che l'azienda, ci sia un disimpegno da parte di ArcelorMittal e che quindi l'azienda possa chiudere col rischio dei lavoratori. Questo è stato il nostro intervento, quindi voi siete stati avvisati preventivamente. Attenzione, non fate questo errore, trovate una soluzione politica adesso perché poi può essere troppo tardi. Qualcuno di voi disse, però l'azienda si nasconde dietro la questione dello scudo perché ha già deciso da tempo il disimpegno. Questione oggi che ho letto nelle dichiarazioni, confermata secondo le dichiarazioni del ministro Patuanelli, ma avevamo anche in quell'occasione detto a tutti voi che anche se così fosse, mettiamo caso che davvero il ministro Patuanelli abbia ragione, che il mini scudo era semplicemente un pretesto, no? Perché già in realtà c'era questo disimpegno, ma fornirgli l'alibi era ancora più grave. Questo è quello che vi abbiamo detto in quest'aula. Quindi la nostra non è stata un'opposizione su quel decreto, vi ricordate bene, ostruzionistica. Anzi, cercando sia dai riders che a tutte le altre imprese, Whirlpool e quant'altro, cercando proprio di dare i consigli e i suggerimenti giusti. Dopo tutta la fatica che si era fatta per arrivare a quella soluzione di buon senso, perché per governare serve la rivoluzione del buon senso, che è quello che la Lega ha dimostrato in tutti i mesi che ha governato, usando il cervello, facendo sì che il diritto alla salute potesse andare di pari passo con il diritto al lavoro, che è una cosa fondamentale. Anche queste furono le nostre parole. Ma voi ve ne siete altamente fregati, avete votato la fiducia perché c'era il rischio addirittura che potesse saltare il governo e oggi, anzi, ieri abbiamo avuto la conferma di tutti i dubbi e tutte le perplessità che avevamo messo in evidenza. Quindi ve l'avevamo detto, nonostante questo voi siete andati avanti lo stesso a sbattere contro il muro. E oggi siamo qua a parlare di un argomento grave. Questo è il tema che dobbiamo mettere in rilievo, perché quel decreto, così come è uscito ed è scritto chiaro, porta l'articolo 14, che era la soluzione. È assurdo fornire l'alibi o addirittura regalare ad una multinazionale il fatto di poter dire adesso me ne vado e vado a investire da qualche altra parte, magari facendo il favore di qualche altro paese europeo. È ancora più grave. E allora abbiate la dignità, dopo quel voto che ha sodato chiaro, palese,
lì non scappate di fronte a questo, di venire in aula e di votare una risoluzione per far sì che davvero ci sia un indirizzo politico chiaro per salvare l'ex Silva e per far sì che davvero si mantengano gli investimenti e tutelare i lavoratori. È che purtroppo nella conferenza dei capigruppo di oggi non avete neanche questo coraggio, perché vi vergognate, vi nascondete, mandate qui il ministro Patuanelli, a cui vogliamo tanto bene, ma è Conte che deve venire in aula. È il presidente Conte che ama sempre parlamentarizzare tutto. Vi ricordate? Ha sempre detto che il Parlamento era il luogo dove bisognava discutere, dove bisognava affrontare i problemi. Ha parlato nel suo discorso sulla fiducia di voler salvare il Mezzogiorno. È così che si salva il Mezzogiorno. Ma vergognatevi, vergognatevi, altro che, vergognatevi, non faccia gestacci, senatore. Lo sa che c'ho sempre rispetto da parte di tutti, non facciamo gestacci in aula. No, no, ho visto un modo di... Vabbè, se ho visto male chiedo scusa, non voglio fare polemiche, se ho visto male chiedo scusa, però mi lasci finire. È vero che dovrei guardare la presidenza, non mi richiami presidente a questo. Non le farò mai gestacci. Però per queste motivazioni noi chiediamo assolutamente che Conte venga domani in aula a riferire subito dopo l'incontro delle 11 che ha proprio con ArcelorMittal. Questo sarebbe davvero, è trasparenza e voglia di affrontare i problemi. Con le comunicazioni prendetevi le vostre responsabilità, sistemate questa questione in maggioranza, perché ho sentito più volte dai banchi del Partito Democratico, quando eravamo al governo, la tutela delle aziende e il tema del lavoro e quant'altro. E poi alla fine cosa succede? Che dopo tutto quello che avete detto sul reddito di cittadinanza, alla luce dei numeri che sono emersi, avete votato una manovra che contiene il reddito di cittadinanza. Avete davvero una capacità di cambiare le vostre posizioni? Scusate, 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 posso finire? Senatore Romeo, posso finire? Si rivolga a me, posso finire, grazie. No. Noi speculiamo sui poveri, avete visto i dati del reddito di cittadinanza? E ponetevi qualche domanda, grazie. Fatevene qualcuna, soprattutto i dati di Pomigliano d'Arco. Fatevene qualcuna, fatevi qualche domanda. Quindi con responsabilità abbiate il coraggio di venire qua. Grazie.